Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Continuiamo la nostra avventura da dove l'abbiamo lasciata ovviamente l'ultima volta, davanti al percorso 1. È successo qualcosa, c'è stato un rumore forte. Ehi Link, hai sentito anche tu quel rumore? Che sarà stato? Probabilmente i Vulù hanno rotto la recinzione e sono andati nella parte del bosco. Il cancello è aperto. E dove è finito il volo di prima? Di prima? Di ieri sera, casomai. Di prima. In effetti era lì che dava testate. Forse è riuscito ad aprire il cancello ed è entrato. L'ingresso a quella zona è evitato a tutti. Una volta la nipote della professoressa è entrata e se l'è vista davvero brutta. Sapessi quante gliene hanno dette? Aspetta, è il bosco brillabirinto? Link, che facciamo? Dobbiamo aiutare quel Pokémon. Sono d'accordo, sarà anche pericoloso, ma non possiamo starcene con le mani in mano. Allora è deciso, sbrighiamoci Link! Va bene, ma io voglio sapere, è il bosco brillabirinto? Perché se è quello, beh, sappiamo che c'è stata... Ah, bosco assopito, no, allora non è questo. Oh, sembra... Si è visto anche nei trailer questo. Figo. Dove sarà finito quel volo? La nebbia si sta facendo sempre più fitta. Dobbiamo trovare quel Pokémon prima che sia troppo tardi. Va bene. Oh. Sì, abbiamo anche gli incontri casuali in mezzo alle... What? Squovet? Che cos'è? No! Chip and Chop! O Chip and Dale in americano. No, ma ho le Pokéball? No, sicuramente non ce l'ho. Perché Dandel non me la date le Pokéball. Vediamo un po'. Non ce l'ho! No! Che carino però sto Pokémon. È puccioso, guarda che guanciotti da strizzare. Pizzicotto! Mi fai brutto colpo? Tu non meriti di entrare in squadra allora. No, catturare penso che lo catturo, ma metterò in grafica solo i Pokémon che appunto entrano in squadra. Ne ho solo due in mente, solo due. Ma in mezzo all'erba... Attenzione, Metal Gear. Pam 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 para. Andiamo. Scusami, ma perché ridi? Ah, mi rimette in sesto Scorbunny. Ok. Ma c'è un fiumiciattolo qui sotto che scorre molto bene. Più andiamo più si fa fitto. No, che bello! Un gufo! No, assolutamente. Questo è quello che diventa Corviknight, sono sicuro! Sono sicuro che questo è quello che diventa Corviknight allo stadio finale. Ne sono sicuro. È come Pidgeot. PG8 e Pidgeot. Ne sono sicuro. Bene, no no, questo lo catturo assolutamente. Una volta che lo catturo lo metto in grafica. Come lo chiamo però? Diventa un corvo. Ho il nome. Aspetta, qui si può andare? Non c'è nulla? In genere questi spazi così aperti nascondono qualche strumento. Ma... Aspetta, cos'è stato? Hai sentito anche tu quel verso? Ma perché ti viene da ridere? Questo è tipo il nostro rivale simpatico. Però... Da quello che dicono le recensioni non è come Hau. Che Hau proprio era il tuo leccapiedi. Invece questo qui... Ah, è vero, dopo che abbiamo visto un Pokémon allora ci dà effetto normale o super efficace o poco efficace. Va bene, va bene. Dicevo, Hau è tipo il nostro leccapiedi, proprio... Ci dà proprio un aiuto enorme nella storia. Nell'avventura. Invece ho letto che Hope
sarà un ottimo rivale invece, sarà proprio un buon rivale, nonostante sia nostro amico. Certo che la nebbia è fitta fitta. Link, quel povero Wulu potrebbe essersi cacciato in guai seri. Sbrighiamoci, dai. Vabbè, sei tu che mi hai fermato, eh. E se ne va nella nebbia. Oi oi. Scaccia bruma ci vorrebbe. Questa nebbia è davvero sinistra. Capisco perché non vogliono che nessuno venga qui. Di già? E quello cos'è? Ma... cosa? Ma non è Zamazenta! È un'illusione? Ehi, ma la mossa non ha sortito alcun effetto? Link, non si vede niente, tutto bene? Ma Scorbunny, che te ne frega di me? Sembra Zamazenta, ma forma base, tipo, senza scudo. Oddio, che è successo? Perché quell'urlo? Hop, Link! Ma che... Dandel? E tu come ci sei arrivato fin qui col tuo pessimo senso dell'orientamento? Bel modo di ringraziarmi! E io che ero pure preoccupato per voi. Non tornavate più, quindi sono venuto a cercarvi. Ah, e il Wulu? Siamo venuti qui per aiutarlo, ma... Eccolo. Sano e salvo, come potete vedere. Prima di raggiungervi vi ho visto a terra privi di sensi. Non sareste dovuti entrare nel bosco senza avvisare nessuno. Ma capisco perché l'avete fatto. Siete stati coraggiosi, non lo si può negare. Bravi. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, Link? Prima ci siamo quasi persi nella nebbia e poi quello strano Pokémon ci ha attaccato. Ma almeno è servito a qualcosa. Frena un attimo, Hop. Uno strano Pokémon? Beh, sì, sembrava fortissimo, proprio fuori dal comune. E la cosa strana è che le nostre mosse non avevano alcun effetto su di lui. Sembrava che non potessero colpirlo. Le mosse non lo colpivano? Forse in realtà il Pokémon del bosco assopito di cui la gente parla è una sorta di miraggio. Chissà, magari quando sarete diventati più forti riuscirete a venire a capo di questo mistero. La prima cosa però bisogna cercare di uscire da questo bosco. Tranquilli, vi accompagno io. È vero, non saremmo dovuti venire qui, ma almeno abbiamo fatto un'esperienza unica. E con questo ho scritto un nuovo capitolo della mia leggenda. Beh, insomma, non si può negare. Se andiamo ancora in giro senza dire nulla a nessuno, ci tireranno le orecchie di sicuro. Dai, che aspetti? Va a dire a tua madre che andiamo a Bresbury. Madre, io veramente me ne andrei proprio via di casa per sempre. Non farci caso, eh. Dove sei, donna? Non sei in cucina? Cioè, non sei in sala... È uscita male, volevo dire che doveva essere in sala a guardare la TV. Oh, ma che tenero questo Scorbunny. Dandel mi ha già detto tutto. E così tu e Hope state per andare a Bresbury per farvi dare un Pokédex, eh? Tieni, ti serviranno un po' di soldi.
vai in un centro Pokémon e comprati qualche pozione e altre cosette utili. Sono sicura che Scorbunny darà sempre il massimo nelle lotte. Tu trattalo bene e cerca di non pretendere l'impossibile. Scorbunny, conto su di te. Prenditi cura del mio Link. E se ti trovi in difficoltà puoi sempre tornare a casa. Del resto non c'è posto migliore per rilassarsi un po' e recuperare le energie, non trovi? Se lo dici tu. Ricordate, la mamma ha sempre ragione, quindi ha ragionissima. I Wulu che giocano lì tranquilli a rotolare. Va bene, andiamo a Bresbury. Ecco il nostro rivale. Ti schivo, non posso. Forza, andiamo. Questo è il primo passo del cammino per diventare campioni. Bene, io vado subito a lottare con qualche Pokémon selvatico per allenare un po' il mio Grookey. Tu invece devi andare al laboratorio Pokémon. È l'edificio con il tetto viola e una Pokéball rossa e bianca disegnata sulla facciata. Ma veramente volevo prendere quella Pokéball che era lì. Posso? Wow! Oh, che carino! Nicky. Ho le Pokéball? Quando le ho prese? Sapete che c'è? È tipo fuoco però. Fa un po' provare. No, forse è normale. Sapete che c'è? Provo a catturarlo. Poi è livello 6. Mica male. Quindi qui ci sono picchiaduro, tipo buio? Oh, se è tipo buio sparo solo che non diventi fuoco allora, perché sennò voglio averlo in squadra. Vediamo un po'. Yeah! Nickit! Attacco rapido, bene. Come lo chiamiamo? Io so come chiamarlo. Sì, io già lo so. Swiper. Abbiamo il gufetto, voglio anche lui. Lui lo metto in squadra 100% il gufo. Quindi già lo metto in grafica. Agitazione. Quale sarebbe l'altra abilità? No, non lo voglio con agitazione. No. Mi dispiace, ma agitazione proprio no. Pozione, bene. Eccolo. Quindi oltre a dover andare incontro agli altri, c'è anche quelli che ti vengono incontro per conto loro, senza essere visti però. Ok, non agitazione. Vai, lanciamo una Pokéball e vediamo se lo catturiamo. Yo! The Crow. Come il film. Sì. Non è proprio eccezionale come nome, ma è da effetto. E poi il corvo. Guarda lì come si agitava. Perché sapete, no? Aspetta un po', ma l'ho presa poi la Pokéball? Mi sa che l'ho... No, l'ho presa, ok, niente. Perché il corvo fa più paura come nome, no? Due antiparalisi, ottimo. Wow, scappa. Guarda il guanciottone! Vorrei proprio pizzicargliele tutte. I nomi sono un po' particolari però, devo dire, Sono molto particolari. Rocky Day, Scovet, Nickit. Devo capire perché hanno questi nomi. Tempo una settimana e Bulbapedia avrà già tutte le informazioni del mondo per questi Pokémon nuovi. Ah, posso entrare anche in casa altrui. Beh, mi pare giusto. Salve.
E così sei riuscito a trovare il laboratorio Pokémon senza problemi. E aiuto, c'è un Charizard. Hai un buon senso dell'orientamento? Non come me. Vedi, il mondo è più grande quando hai un Pokémon al tuo fianco. Io devo ringraziare Charizard per essere sempre stato un esempio da seguire e una guida. Senza di lui non sarei mai arrivato fin qui. Intendi al laboratorio? Comunque, bando alle ciance, entriamo, dai! Sì, sarà il caso. Wow. Devo ammettere che la professoressa Flora ha una biblioteca davvero straordinaria. E non credo che abbia mai letto tutti quei libri, però. Guarda quanti libri interessanti. Yamper? Eh sì, Yamper! Sono belli gli occhi di questo Pokémon. Cosa vuoi oggi, Dandel? Di nuovo in cerca di informazioni su Pokémon superpotenti non ancora scoperti? A proposito di Pokémon superpotenti non ancora scoperti, io ne ho visto uno. Ehi là, ciao Yamper! Questo Pokémon che è venuto a darci benvenuto è uno Yamper. Ormai ho perso il conto tutte le volte che ci ha aiutato a trovare la strada. Mentre la sua allenatrice è Sonia, prepara dei pranzi al sacco che sono davvero una favola. Ma Dandel, eravamo pure rivali durante le sfide delle palestre, davvero non è nulla di meglio da dire su di me? In fondo Yamper non è mica l'unico ad averti aiutato a ritrovare la via. Ad ogni modo, piacere, io mi chiamo Sonia e sono l'assistente della professoressa. Questo invece è Link, è diventato allenatore da poco. Già... 20 anni fa. Sono sicuro che saprà dargli dei buoni consigli. Lo affido a te. Io vado, ciao! Yamper quindi non ha evoluzioni? Perché a meno che non è solo un Pokémon da compagnia, avrà combattuto qualche volta, no? Ma che modi. Prende sempre le cose alla leggera. Non mi stupisce che finisca sempre per perdersi. Oh, vedo che ha già uno smart Rotom. E là, Rotom, come va? Lo smart Rotom è un'invenzione geniale. Funge da mappa e da navigatore. Anche se per Dandel è assolutamente inutile, si perde lo stesso. Comunque, dimmi, te ne intendi di Pokémon? Direi. Perfetto, allora fare in modo che tu possa usare Pokédex sullo smart Rotom. Quindi se dicevo di no, non avevo il Pokédex. A proposito, il Pokédex è un regalo di mia nonna, la professoressa Flora. Passa da lei e dille che ne hai uno anche tu. Sono sicura che le farà molto piacere. La sua casa è alla fine del percorso 2. Ma quindi se volessi per caso visitare questo laboratorio? Sì, però, cioè, finisce così. Ci sarà un modo per entrare nella serra, no? Dati e statistiche. A cosa è collegato? Tutto wireless, ovviamente. Ci sarà un modo per entrare qui, no? Vabbè, non importa più di tanto. Ovviamente c'è la teiera. Il tè non può mancare. E là, allenatore, scusa se ti disturbo. Sei stato al laboratorio Pokémon, vero? Quindi devi aver ricevuto un Pokédex. Perfetto. Sai, io amo parlare con gli allenatori alle prime armi e dargli degli strumenti utili. Vi ricordate quando dicevano di non parlare con gli estranei? Ecco, precisamente questo. Sapere è potere, vabbè. Va bene, Kuj, per anche questo episodio è tutto. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio e spero che vi sia piaciuto. In descrizione trovate sempre il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che troverete pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!